Viaggio Molise torna a Villa Santa Maria. Siamo qui per la festività di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi, e per la 35esima Sagra del Cuoco. Villa Santa Maria è conosciuta a livello nazionale proprio per la grande qualità degli chef che si formano all'interno di questo territorio. Alla mia destra vedete la chiesa di San Francesco Caracciolo, la cripta nella quale il santo ha vissuto buona parte della sua vita, una vita fatta di sofferenze, di isolamento e di povertà. San Francesco Caracciolo nasce a Scanio, figlio del signore di questo territorio, e decide di convertirsi alla fede, fondando anche un nuovo ordine, quello dei Caracciolini. I Caracciolini che, proprio in segno di povertà e di umiltà, decidono di rinunciare a tutte le dignità ecclesiastiche. E oggi finalmente la statua di San Francesco Caracciolo ritorna nel suo luogo natio, la cripta che è stata ristrutturata. E allora venite a scoprire insieme a noi i protagonisti e gli artefici di questa manifestazione in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo in compagnia del sindaco di Villa Santa Maria, è una giornata veramente importante per questo comune, una giornata dedicata alla tradizione, la tradizione religiosa, quella legata alla figura di San Francesco Caracciolo, ma anche la tradizione culinaria che caratterizza da tantissimo Villa Santa Maria, che è un po' la patria dei cuochi. Nella giornata di oggi un concorso, una premiazione, la celebrazione religiosa, veramente non vi fate mancare nulla. Ecco, un motivo di grande lustro anche per il vostro comune, che accoglie tantissime persone e tantissimi cuochi oggi. Sì, questa è una ricorrenza che oramai si svolge da 35 anni, io sono sindaco da pochi mesi, voglio dire, anche se sono stato organizzatore di alcune manifestazioni passate della rassegna. Noi qui praticamente racchiudiamo in questi tre giorni tutto quello che riguarda il gusto, la prelibatezza, la storia e la nostra partecipazione, la partecipazione dei nostri antenati, se vogliamo, perché Villa Santa Maria ha una sua storia ed è famosa in tutto il mondo per aver tirato fuori degli ottimi chef, e quindi teniamo, come dire, non solo alla storia, teniamo a tutto quello che è stato il nostro passato, non dobbiamo mai dimenticarlo. Poi abbiamo San Francesco Caracciolo, che è il patrono dei cuochi d'Italia, e quindi per noi questa è una capitale, capitale dei cuochi, insomma, questo è riconosciuto a livello nazionale. Facciamo in modo che in questi tre giorni, insomma, si possano sviluppare, insomma, dei convegni, dibattiti, l'apertura del museo di San Francesco Caracciolo, che è stato fatto nella giornata di sabato, ieri. Oggi invece abbiamo un concorso culinario e la partecipazione anche dell'ambasciatore del Sudafrica a Roma, che sarà nostro ospite nella giornata. Abbiamo l'istituto alberghiero a porta aperta, che può essere visitato da tutti i cittadini che lo vorranno, e poi concludiamo la serata con la degustazione e l'esposizione di un buffet dimostrativo su tutte le strade del centro storico. Oggi gareggeranno cuochi giovanissimi e in particolare utilizzeranno tutti alimenti legati alla tradizione di questa zona. Quanto è importante riuscire a promuovere il territorio veramente in ogni sua sfaccettatura? Ecco, questa è una difficoltà, noi ci impegniamo per questo, tant'è vero che anche l'organizzazione stessa di questo concorso praticamente è basata sulle derrate, sugli alimenti, tant'è vero che ascoltavo alcuni piatti in preparazione, si parla di farro, di cappone, di agnello, insomma tutte cose che noi riusciamo a trovare, e non solo, dovremmo riuscire anche a proporre in modo adeguato e squisito a tutti i nostri commensali. Il concorso viene fatto anche quest'anno per ricordare Giovanni Spaventa, che è stato un illustre chef di Villa Santa Maria, che è venuto a mancare da pochi mesi. Ci teniamo a ricordarlo perché è stato lo chef dell'Hotel Cipriani di Venezia per un ventennio. Quindi ci dà anche la possibilità, come dire, di ricordare quella che è la nostra storia, insomma, da dove siamo partiti, almeno per quelli che hanno la mia età. Sindaco, lei in particolare è davvero legato a questo territorio, non soltanto perché è chiaramente di Villa Santa Maria, ma anche perché ha sempre partecipato alla rassegna. Infatti lei ci raccontava che probabilmente è il primo sindaco cuoco italiano, ma sicuramente il primo sindaco cuoco di Villa Santa Maria. Quindi insomma una duplice valenza per lei. Beh, diciamo una doppia responsabilità sotto questo punto di vista, perché non riesco, come dire, a distaccare le due cose. Per me sono un tutt'uno.
e mi auguro e mi impegno, come dire, a promuovere non solo la storia, la cultura, ma anche insomma, il mio paese, che spero possa come dire, dare la possibilità a moltissimi cittadini italiani di poterla visitare. Ci stiamo adeguando per questo, insomma, noi puntiamo molto su un turismo che sia non solo religioso, e quindi diciamo che la nostra iniziativa e i nostri sforzi saranno proiettati in questo senso, nel turismo, diciamo, religioso, che può svilupparsi nelle nostre zone. Io sono uno di quelli che pensa che l'Italia debba vivere di solo turismo, quindi insomma, mi impegnerò per questo, per il mio paese. Un turismo di qualità non soltanto, come diciamo, durante queste tre giornate di rassegna, ma durante tutto l'anno. Diceva lei, un museo che è stato inaugurato ieri, che probabilmente riuscirete a tenere aperto tutto l'anno, e poi la chiesa ristrutturata che sarà aperta oggi anche alla presenza del Vescovo. Sì, infatti stiamo aspettando l'arrivo di Monsignor Forte per la celebrazione della Santa Messa, poi soprattutto per riaprire la cappella di San Francesco Caracciolo, e questo ci darà, come dire, oggi la possibilità di riportare il santo nella sua cripta originale. Siamo in compagnia di Sua Eminenza, Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi Chieti-Vasto. Oggi una celebrazione importante, quella per ricordare una figura ammirevole ed esemplare, quale quella di San Francesco Caracciolo, un uomo che ha avuto una vita di sofferenza, un uomo che però è riuscito a combattere tutte le difficoltà fisiche e spirituali della sua vita grazie alla grandissima fede. Ed oggi finalmente la statua di San Francesco Caracciolo ritornerà nella sua casa appena ristrutturata. Ma certamente è un messaggio molto bello e importante anche per il nostro tempo, quello che viene dalla vita di San Francesco Caracciolo, nato qui a Villa Santa Maria e, come sappiamo, morto ad Agnone. San Francesco Caracciolo coniuga due aspetti. Il primo è un uomo di profonda vita contemplativa, cioè ci fa capire che l'adorazione, l'ascolto silenzioso adorante di Dio è sorgente di grande forza, di grande pace, di grande carità. E l'altro aspetto è esattamente questo impegno per gli altri, soprattutto per gli umili e i poveri del suo tempo, che egli intende evangelizzare e servire con tutto il dono della sua vita. Anche questo oggi è estremamente attuale, perché in questa società complessa, in questa postmodernità che spesso è una somma di solitudini incomunicanti, ciò che occorre è un'iniezione di carità, di reciproca accoglienza, di amore, e di un amore che non sia episodico, passeggero, ma che si radichi in una sorgente profonda e fedele, quale può essere l'amore di Dio. Ecco perché oggi più che mai San Francesco Caracciolo lancia un messaggio di vita e di speranza per le donne e gli uomini del nostro tempo. Sua Eminenza, le rubo una frase che poco fa ho utilizzato per salutare lo chef Domenico Di Nucci. Lei ha detto che a modo suo anche lei, insomma, è un po' un cuoco, però di una mensa diversa. Certamente, io mi occupo della mensa eucaristica, che è il pane di vita di cui tutti abbiamo bisogno per crescere nella fede e nella carità. Ma naturalmente, essendo che profondamente uomo di fede della religione dell'incarnazione, capisco bene quanto importante sia anche l'altra mensa, che peraltro nella sua vita terrena Gesù ha frequentato, no? Condividendola anche con i poveri peccatori, cioè la mensa della tavola. C'è un'analogia fra le due mense, bisogna far sì che a nessuno manchi il pane quotidiano, e al tempo stesso bisogna far sì che tutti scoprano la bellezza del pane di vita eterna. Bye.
Padre Giuseppe, ci rincontriamo anche quest'anno in un'occasione a lei e a tutti gli abitanti di Villa Santa Maria tanto cara, la commemorazione di San Francesco Caracciolo. La storia ce l'ha raccontata l'anno scorso, una storia fatta di grande sofferenza e di grande fede, di quest'uomo che davvero ha lasciato un segno e un esempio per tutta la zona. San Francesco Caracciolo oggi torna a casa, una cripta ristrutturata che lo accoglierà dopo la funzione. Sì, è un evento meraviglioso perché non solo ristrutturazione della cappella, torna alla sua casa, alla sua statua ristrutturata, ma c'è stata una preparazione ad accogliere questo evento nei cuori, nei cristiani, nei noi, in noi religiosi, una preparazione, una novena di preghiera perché questo evento possa toccare non solo le cose esterne, la sagra o altre attività, il villaggio di San Francesco Caracciolo, tutto costruito in legno, nuova piazza, ma vivere questo evento spiritualmente e renderci conto di questo onore, questa gloria che ha Villa Santa Maria di avere un santo, che non è nato santo, ma lo è diventato qui, restando fino a 22 anni e poi consacrandosi a Dio. E allora noi dobbiamo rivivere il nostro battesimo, noi religiosi la nostra consacrazione, questa crescita nel Cristo risorgente, alla maggior gloria del Cristo risorgente, ogni giorno un dono di Dio per santificarci di più. E i fedeli devono essere coloro che rispondono a questa chiamata: siate santi perché io sono santo, dice San Francesco Caracciolo. Ce l'ho fatta, ce la farete anche voi. E poi l'esempio di San Francesco Caracciolo, visibile veramente nel dettaglio grazie a questo museo, un museo che è stato inaugurato ieri. Ieri è stato inaugurato, oggi andremo anche con l'arcivescovo a vederne le lettere, tutto ciò che è stato fatto, tutto ciò che è stato realizzato, ma soprattutto è un cammino che lui ha fatto, tre volte andando in Spagna, andando a Napoli, sempre a piedi, la Madonna di Loreto, rivedere il percorso che lui ha fatto per crescere nella santità e irradiare questo amore a Gesù Eucaristia, non solo in Italia, ma anche in Spagna. Padre, secondo lei qual è il messaggio e l'esempio che vuole dare oggi San Francesco Caracciolo? Un periodo difficile, un periodo di crisi, dove il pranzo è un po' il concetto di comunione e di solidarietà. Il messaggio, ritorno a tue parole, coraggio e speranza.